siamo a Sanremo. E non poteva mancare anche una bella intervista con un nostro ospite che ha vinto Sanremo Giovani. Quindi da Sanremo Giovani, Tananai, Alberto, qui. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Mancano poche ore, eh? Com'è la tensione? Si fa sentire. Poi ti dico, è davvero come lo descrivono Sanremo, un frullatore. E quindi fai fatica a capire effettivamente quali siano le tue sensazioni, però diciamo che quella preponderante è la felicità, cioè sono felice di essere qui. Ci credo, è una bellissima occasione, tra l'altro per la seconda volta in pochissimo tempo. Com'è questa seconda volta? Perché la prima, sempre sullo stesso palco, ma era tutto un altro festival. Sì, poi... Era una situazione diversa, nel senso eravamo tutti emergenti, quindi diciamo che non ti trovi a gareggiare con la storia della musica italiana presente, passata e futura. Certo, esatto. Beh, diciamo... E a proposito, come, in che rapporti sei con i ragazzi con cui hai fatto Sanremo Giovani, che sono poi Human e Matteo Romano? Ci odiamo. No! Ma davvero? No, non è vero. Siamo tutti felici poi di incontrarci, ma guarda, ti dico la verità, anche tutti gli altri ragazzi che hanno fatto Sanremo Giovani erano molto simpatici, ci siamo trovati bene, eravamo un bel gruppo. E poi chiaro che non passiamo molto tempo insieme, però banalmente ieri ho fatto le prove con Matteo Romano e abbiamo parlato molto, era bello rivederci lì dopo aver fatto addirittura l'audizione insieme. Bello, è un po' come avere una faccia amica con cui hai cominciato un percorso e continuate, dai. E invece dei big, c'è qualcuno in gara che ti spaventa o per quale hai un timore riverenziale particolare? Allora, ti dico la verità, un po' tutti, nel senso... Poi in realtà si respira un bel clima, nel senso, sai, comunque sono un ragazzo che fino all'altro ieri era da un'altra parte, ecco, mettiamola così. Quindi puoi aspettarti magari che tu venga un po' squadrato, invece tutti davvero mega carini e quindi già questa è una cosa bella. Il timore non te lo imputano, ecco. Poi chiaro che io sono fan di praticamente tutti, perché mi hanno detto io non posso parlare male di nessuno, ecco. Ah, ok, va bene. Vabbè, noi la prendiamo per buona, ti stanno tutti simpatici, cosa c'è di più bello? Gianni Morandi è quello che quando lo vedi dici mamma mia. Vabbè, lui sì, un artista. Davvero assorbe tutte le attenzioni, ma senza volere, con una semplicità e una naturalezza, è proprio un mattatore, lo vedi? Sì, è anche una questione probabilmente di personalità, oltre che essere un grande cantante. Ma parliamo un po' di te, perché questa sera presenterai il tuo singolo, che appunto si chiama Sesso Occasionale. Il nome un po' può spaventare, in realtà ho letto che vuoi parlare di tutt'altro, perché potrebbe essere un testo romantico. Ma in realtà lo è, anzi io lo definisco un messaggio d'amore antico, se vuoi, da altri tempi, nel senso che non dico faccio qui disco lì o sono pazzo, dico semplicemente che il sesso occasionale è una rinuncia a cui posso fare per amore di qualcuno. E per quanto semplice sia, ovviamente, per me la monogamia comunque Non è una cosa da dare per scontata, ha un suo valore e un suo peso all'interno del concetto dell'amore. E quindi ecco, io parlo un po' di quello, degli errori, dei tira e molla No, sorrido non perché non ti prendo sul serio, sorrido perché sai, hai 26 anni se non mi sbaglio, quindi diciamo che è atipico sentire queste parole da un ragazzo giovane che comunque rappresenta anche una generazione che invece forse il sesso lo vive in maniera molto più libera, molto più, sì, forse lo utilizza anche troppo senza dargli peso. Sì, guarda, c'hai ragione, nel senso che molte volte magari fai sesso, fai tanto sesso e pensi che sia la stessa cosa di fare l'amore, che è una cosa poi completamente opposta. E io me ne sono reso conto della differenza e quindi ricerco di più l'amore del sesso, ecco.
bello, bello, bello. Non vediamo l'ora di sentirlo e quindi questa sera, proprio fra poche ore, sveleremo il tuo brano. E poi... domani. Com'è? In realtà canto domani. Ah, domani, perfetto, domani sera. Beh, vabbè, allora abbiamo ancora un giorno, dai, per stemperare l'ansia o la strizza, come l'hai chiamata tu in un'intervista. Ultima domanda riguarda ovviamente il duetto che fai, cioè, sai, Raffaella Carrà, un grande omaggio a Far l'amore comincia tu. Ho anche letto che vuoi far alzare in piedi tutti gli ospiti dell'Arison, è vero? Sarebbe bello, sarebbe bello. Vorrei anche vincere al Super Enalotto, se per questo. No. Vabbè, mi sembra uno spirito giusto questo. Comunque sì, diciamo, cerchiamo di portare, di fare un omaggio alla Carrà per il messaggio che portava lei, profondissimo, seppur all'apparenza comunque, cioè, leggero, delle gioie dell'amore, della bellezza dell'amore in tutte le sue forme, senza paura di essere giudicati e senza doversi scontrare con nessuno. Ecco, vogliamo mostrare quel lato lì, e quando poi hai l'occasione appunto di omaggiare qualcuno, ho subito pensato alla Carrà, perché mi ha dato tanto, anche al di là del punto di vista musicale, proprio dal punto di vista umano, di pensiero, per quelli che erano i suoi messaggi. E quindi eccola qui, bravo. E quindi possiamo dire che il fil rouge di tutto il tuo percorso sanremese sarà proprio l'amore in tutte le sue forme, partendo dal sesso occasionale a Far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Grazie mille di essere stato con noi, e noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di risentirti, magari dopo che ti sarai esibito ci potrai raccontare a caldo com'è andata. Certo. Viva il lupo e grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Tananai, ciao Alberto, ciao. Ciao, buon lavoro.